A Sant'Elmete Stadium va in scena la terza giornata del girone F di promozione Romagna. Di fronte i padroni di casa lanciati in zona playoff opposti a Granate in cerca di punti salvezza. All'andata i verdi si imposero in esterna per 2-1 in una partita condizionata da un violento acquazzone. Le condizioni meteo non sono migliori neppure al ritorno, ma a parte un forte vento, questa volta viene evitata la pioggia. Granate in formazione tipo per il Sant'Elmete in panchina si accomodano Mezzgure e Gattei Colonna. Noschese e Merendino a tenere in alto la bandiera dell'esperienza in campo. Arbitra la gara Gianluca Mascelli della sezione di Bologna, coadiuvato dai due assistenti Antonio Mascello e Simona Cavallari, entrambi della sezione di Ravenna. Il Sant'Elmete produce la sua prima palla gol al minuto 3. Sul traversone della sinistra Slan chiude tempestivamente sulla corrente Fuchi. Dal conseguente corner battuto da Noschese, né Delia né Fuchi riescono a trovare sotto misura la deviazione vincente. Il Granata fa le prove del gol al minuto 10. Diverrà preziosa la mattonella dalla quale Ronchi cerca questa solo personale conclusosi senza fortuna. De Abbendata che bacia il numero 11 quando dalla parte opposta Ambrosini raccoglie un traversone di Boni, porta palla decidendo di appoggiarla infine in favore di Ronchi, il quale realizza una sorta di tiro cross che inganna Romani, disturbato dal mancato intervento del giocatore in maglia numero 2 del Granata. Trattasi di Pietro Lelli. 1-0 per la formazione ospite. La replica del Sant'Elmete avviene dalla bandierina. Noschese pennella per Fuchi che non riesce ad incidere, ma il pallone rimane nell'area piccola. Marconi però non inquadra il bersaglio. Il Sant'Elmete pressa sull'altra sponda, traversone di Merendino, Fuchi viene anticipato da Boni, il pallone termina sul piede caldo di Braschi, altra ribattuta da parte della difesa del Granata. Merendino ci prende gusto, nuovo traversone, pallone alzato a campanile con Noschese di testa che chiama l'intervento giustore. La difesa del Granata viene messa a dura prova, lo scatenato Fuchi mette al centro, Marconi viene chiuso sul più bello e al 43esimo contatto in area di rigore tra Slani e Fuchi, l'arbitro lascia proseguire, passano 45 secondi e Sant'Elmete passa, Noschese scodella in piena area di rigore, Braccini sporca la sfera che precipita sul piede di Fuchi che scarica in fondo alla rete il pallone del pareggio, 1-1 e parità ristabilita con le squadre che sotto gli occhi del direttore di gara Mascelli della sezione di Bologna vanno a riposo. Nella ripresa registriamo subito due marcature. Al settimo il Sant'Elmete ribalta la situazione con una palla ribattuta dalla difesa del Granata al limite dell'area di rigore. Marconi raccoglie, ringrazia e con violenza spedisce la sfera sotto la traversa della porta difesa da Giustore. 2-1 e sorpasso per la formazione di Righetti. Il vantaggio però dura appena 3 minuti. Al decimo da una punizione di Boni nasce il pareggio ospite. Azzardi colpisce di testa facendo da sponda per la testa di Ambrosini. Difesa del Sant'Elmete immobile. Romani scavalcato dalla sfera che vede recapitarsi in fondo alla rete. 2-2 e partita che si annuncia ancora più divertente dei primi 45 minuti. In effetti al 13esimo da una punizione di Fuchi Righetti si ritrova a due passi dalla finalizzazione, ma Giustore compie un autentico miracolo evitando il colpo del KO. Ma se di salvataggi parliamo non è da meno quello al 20esimo a cura di Merendino. Ronchi mette al centro per Ambrosini, praticamente libero di concludere se non fosse per l'intervento del numero 3 che vale ovviamente quanto un gol. Dal conseguente corner Aslan impatta di testa ma non inquadra lo specchio della porta. Arriviamo dopodiché al minuto della svolta, 33esimo in corso, Marconi appoggia per Mezzgur, l'attaccante entrato nel corso della ripresa cerca la combinazione con lo stesso Marconi e la ottiene con l'involontaria complicità di Capinotti e Aslani con il numero 24, questa volta libero di concludere e di trovare la personale doppietta. 3-2 il finale, il Sant'Elmete vince una gara molto combattuta, giocata bene da ambedue le squadre con la fase difensiva da curare, perché alcuni errori sono risultati evidenti per le marcature dei protagonisti in campo. Sant'Elmete lanciatissimo in classifica, una vittoria che consente agli uomini di Righetti di confermarsi nei piani alti di classifica. Per il Granata una prova convincente, peccato per la sconfitta, ma che lancia segnali di crescita e di fiducia in vista del futuro.